cari amici di Iron Folks, siamo qua al Post Festival di Bagnatica, sono in compagnia degli A Tear Beyond che hanno appena finito la loro esibizione. Allora, un'esibizione particolare perché, come loro stessi lo definiscono, i loro concerti vengono strutturati più come uno show a 360 gradi, che mi dicevano prima è anche molto pensato, quindi... Sì, sì. Ciao a tutti, Claude, voce. E vabbè, il microfono giustamente lo prendo io perché sono anche quello che normalmente sviluppa un po' i concetti. Sì, lo show nostro è pensato per essere uno show a 360 gradi. Forse un po' ripetuta la cosa, ma non vogliamo dare solamente musica, ma vogliamo dare anche qualcosa in più, che è l'emozione di vedere e non solo di sentire. Quindi le ispezioni teatrali che purtroppo questa sera, tra l'altro, non abbiamo potuto fare, perché a parte la giocoleria e il fuoco che abbiamo utilizzato, era assente uno dei nostri performer, quindi non siamo riusciti a fare tutto quello che di solito facciamo. Però lo show è mirato veramente a dare al pubblico di più, non solo sentire la musica, ma far sentire anche l'emozione, ecco, questa cosa qua. Dunque, voi è dal 2008 che siete in attività. Sì, è una domanda che devi fare a lui questa qua. Sì, dimmi pure. No, la domanda era dal 2008, cioè se fin dall'inizio della vostra carriera di band questa idea del teatrale è stata presente e sviluppata, o se è venuta dopo portando la cosa dal vivo, iniziando a proporla in giro. No, ti dico che è partita subito, perché come siamo fondati come band avevamo già precedenti esperienze tutti quanti, volevamo fare qualcosa di diverso, volevamo già evolverci e qualcosa, non la classica band che sale sul palco, esegue e poi torna giù. Noi volevamo proprio creare degli spettacoli, volevamo essere unici, per quanto è difficile nel panorama metal, però non solo basandoci su il suono, sugli arrangiamenti, su sia il moderno sia il classico, ma proprio su un aspetto visivo. Vogliamo che le persone vengano ai nostri concerti a vedere uno spettacolo, ecco, non solo un concerto, ma proprio uno show. E quindi abbiamo cominciato già nel 2008-2009, contemporaneamente alla composizione del primo album, già a pensare agli spettacoli, alle scenografie, alle maschere, al trucco, e piano piano andiamo avanti proponendo spettacoli nuovi, allenandoci, cambiando, chiamando anche altri performer, eccetera. Quindi cerchiamo sempre di proporre qualcosa di diverso per ogni album e per ogni spettacolo. Beh, io ti chiedo, stasera abbiamo visto appunto qualche numero di giocoglieria e di mangiafuoco, qualche introduzione un po' teatrale a un paio di vostri pezzi. Di solito cosa c'è di più che stasera non è stato possibile portare sul palco? E soprattutto, trovate difficoltà mediamente nei locali a mettere dal vivo l'aspetto teatrale dello show, cioè a creare, ad allestire la parte visiva? Allora, stasera mancava Morgana, che di solito è un'attrice / ballerina, che di solito, vestita di tutto punto e con la maschera, interagisce con Claude. E in quanti intro? Un paio di intro? Due, tre intro? Due intro. E... sì, due intro, perché c'è Necromancer e Reina. Reina di Oblivion. E stasera purtroppo non è potuta esserci e quindi è saltato. Di solito sì, non è facile perché bisogna avere un palco abbastanza, non dico enorme, però ci deve essere spazio per tutti, quindi non tutti i locali sono attrezzati, diciamo, soprattutto per il fuoco. Sì, abbiamo sempre cercato di farlo, però ovviamente più il palco è grande più viene meglio. E il fuoco era la prima volta che stasera lo sperimentavamo, perché grazie al Post Fest abbiamo avuto la possibilità di farlo. Grazie. Normalmente, visto che si parlava di giocoleria, lo dico, con noi ci sono i Fire Tales, alcuni elementi dei Fire Tales, che è un'associazione di giocoleria appunto. Normalmente la difficoltà di cui parlavi tu è quella del fuoco, che nel locale non si può fare. Quindi tutto quello che avete visto stasera normalmente lo facciamo con gli stessi strumenti ma a LED. Si vede anche su qualche video su YouTube, si riesce a vedere appunto che gli strumenti che utilizziamo. L'unica difficoltà è quella lì, l'abbiamo superata usando il LED, però così è tutta un'altra storia.
Ok, veniamo un attimo a parlare più della parte musicale. Allora, quello che voi fate, la vostra musica prende molto, l'abbiamo sentito prima perché era ad ascoltarvi, soprattutto da due filoni in particolare, che sono quello sinfonico e quello più industrial elettronico, diciamo. In un paio di pezzi si sentiva anche una batteria elettronica sotto, in contemporanea a quella effettiva. Come è stato sviluppato questo linguaggio nel corso del vostro percorso musicale artistico? E quanto è collegato sempre con l'aspetto visivo? Cioè, quanto le scelte musicali e anche testuali, anche dei testi e delle liriche che scrivete, sono legati all'aspetto teatrale? Allora, il legato tra i testi e la musica è immenso in quello che facciamo noi, è basilare assolutamente, nel senso che a volte la musica e poi il testo, a volte il testo e poi la musica, le due cose vanno assolutamente di pari passo. Cerchiamo sempre, e questo speriamo di riuscire a dimostrarlo sul palco, cerchiamo sempre di far sentire, far vedere allo spettatore, far sentire la musica, far sentire l'emozione di quello che sto dicendo con la musica. E in linea teorica, se io non cantassi, si dovrebbe riuscire a capire lo stesso il momento, quindi il piano, il forte e tutte queste cose qua. La congiunzione tra l'industrial e il gothic in realtà viene solamente da influenze, in realtà. Inizialmente è partito come delle influenze, a chi piace più o meno, a chi piace questo o l'altra cosa, per questo farò parlare un attimino Cance. Però il nostro tentativo è quello di continuare a mantenere le due cose insieme. E non faccio segreto, ma non dico di più, ci evolviamo ancora, perché entreremo in studio nei prossimi giorni per il nuovo disco e ci evolviamo ancora. Vabbè, intanto ciao a tutti, sono Cance, il bassista. Ciao Cance. Ciao. Diciamo sì che a livello musicale, appunto, cerchiamo anche proprio a partire dalla base della sala prove di integrare meglio che riusciamo la musica al testo, quindi cerchiamo proprio di lavorare sull'emozione, su quello che anche una singola parola accompagnata da determinati suoni, da determinate atmosfere può suscitare nello spettatore. A livello prettamente di influenze, diciamo, cerchiamo di far convivere appunto una spinta che è data da tantissime influenze, più sull'aspetto, diciamo, gothic, sull'aspetto classico, quindi magari gruppi come Paradise Lost, Anathema, Catatonia, oppure i Muspel, con cui tra l'altro abbiamo condiviso il palco lo scorso anno, e cerchiamo di far condividere questa atmosfera un po' più classica, un po' più, se vogliamo, oscure, con la nostra anima un po' più aggressiva, quella prettamente industrial, quindi magari influenze soprattutto alla Death Stars, Rammstein. Però dopo ognuno di noi ha varie influenze, le più disparate, diciamo, e questo viene fuori, seppur magari in piccola parte, si riesce sempre a dare una spinta, non so, ad esempio io che sono un attimo più influenzato, non so, dal death melodico, da generi magari un attimo più estremi, cerco di mettere il mio, e lo stesso fanno gli altri musicisti con i loro generi, e diciamo che il risultato ci soddisfa parecchio, perché nonostante le influenze più disparate riusciamo ad ottenere una sorta di unità che è eccezionale, è assolutamente eccezionale, è una cosa che magari uno non si aspetta. Però sali anche in sala prove, proprio, non so, viene Juan, scrive un riff in un giro, un desk un altro riff, un giro di tastiera, eppure a tutti piace. Questa è la cosa che è la nostra forza, ma senza fare delle previsioni o cosa, diciamo che ci siamo trovati, siamo in sintonia, e questo penso che si riesca a vedere bene dallo show che proponiamo. Bravo, Cance, per fortuna che c'è Cance. grande. Allora, sì, adesso una domanda per quanto riguarda l'aspetto più vocale. Allora,
una cosa che ho notato è che il tuo modo di cantare è molto basso, molto profondo, no? Appunto probabilmente influenzato più, come diceva lui, da gruppi come Death Stars o Rammstein o Asp. Però questa è una cosa che, metto una parente di gusto personale, purtroppo non si vede tanto in Italia tendenzialmente, dove nel nostro paese vanno tendenzialmente di più le voci acute, correggimi se sbaglio. E per cui volevo chiederti come viene recepita anche questa cosa da parte del pubblico in Italia e all'estero, visto che è una scelta che in Italia può essere insolita, all'estero magari un po' di meno. Sì, allora, innanzitutto la scelta di cantare in questo modo non è una scelta, nel senso che io ho fatto tanti generi musicali nella mia carriera, chiamiamola, nel senso nel tempo che ho suonato ho passato molte fasi. Ho raggiunto questa perché la trovo quella più piacevole per me e più, tra virgolette, sviluppata, riesco a fare di più, aggiungendo anche lo scream che, devo essere sincero, viene un po' così. È nato così, mi piaceva, riusciva, perché non volevo fare la voce acuta, ma volevo dare spessore, e non solamente in basso ma anche verso l'alto. È arrivato lo scritto. E come viene recepito? Tutti quanti a Yatir Beyond, teutonici. Tutti, sta parola, teutonici. Tutti quanti Rammstein. In realtà, devo essere sincero, l'influenza maggiore che ho io è Death Stars, in effetti. Se posso permettervi, si sente in quello che fate voi in generale, sia nella voce che negli arrangiamenti e anche nell'aspetto teatrale, in parte vedo molto più i Death Stars dei Rammstein, se devo dire quello che tra i due mi... Diciamo che io credo, ascolto entrambe le band, mi piacciono entrambe le band ovviamente. Diciamo che con i Rammstein va tutto dritto, con i Death Stars un po' meno, nel senso che c'è qualcosina in più, senza nulla togliere ovviamente i Rammstein. È comunque una partenza, e mi piacevano tantissimo, mi piacciono ancora, li ascolto molto meno perché ho iniziato a farlo io. e quindi ho sviluppato in me stesso quello che mi piaceva sentire da loro. Tornando a come viene recepito così, col teutonico, col Rammstein, col sono come loro, sono come loro, sono come loro. In realtà dopo la partenza io sono passato anche a band con voci non così spinte, ma sempre basse, parliamo di Muspel, parliamo di un sacco, dopo l'ascoltavo già, però ho spaziato, per piacere personale, in tutta quanta quella zona vocale oscura, no? D'ombra. In Italia siamo pochi. E il nostro tentativo è quello di uscire, e già facendo in inglese questa cosa qua, è quello di arrivare all'estero, in Germania, speriamo di riuscirci con l'anno prossimo, con l'anno nuovo. E in ogni caso, per rispondere velocemente alla domanda, che ormai ha parlato anche troppo, viene recepito dal nostro pubblico bene. È difficile dire come viene preso in Italia. Dal nostro pubblico bene, tutto sommato piace. E sento, credo, anzi mi è stato detto più volte, che questo modo di cantare regala colore, così la chiamano, nel senso, regala potenza e sentimento. Beh, io personalmente lo adoro, se devo dare un parere estetico personale. Ok, voi però non avete suonato appunto solo in Italia ma anche all'estero. Ah sì? Vado. Non abbiamo suonato all'estero, no? Purtroppo no. Grazie, giuro, dici, diciamo di sì. Ok, ho fatto una cappellata. Poi taglia, tranquillo, sta cosa. Ok. No, ma noi abbiamo suonato in Giappone, abbiamo suonato in... Dove? No, scherzo. E poi quella volta a New York, ah, purtroppo okay. No. Vai pure avanti. Allora chiudo con un'ultima domanda. No, però ti posso dire, io forse ho capito cosa stavi dicendo. Tu volevi sapere, probabilmente collegandoti, quando siete stati all'estero com'è andata. Allora, non ci siamo stati all'estero, ma abbiamo la recensione dall'estero. Ok. Ed è molto positiva, assolutamente positiva. Quando in Italia in molti, come dicevo prima, ci paragonano a, all'estero no, questo non succede. Okay. Ma veramente proprio nessuna recensione, nessuna, hanno detto, ah, sì, parlano di influenze, ma in maniera molto più velata degli italiani. Mi fermo qua, non do giudizi di nessun tipo, questo è quello che succede. Chiedo un'ultima cosa, ma avete detto che state
per portare fuori, per produrre un nuovo album. Potete darci qualche informazione più a riguardo? No. Nessuno la sto cazzavo. Allora, informazione a riguardo, in realtà l'informazione più bella che posso darti è quella che ti ho dato prima, nel senso che sviluppiamo, c'è qualche sorpresa a livello proprio sonoro. Per il resto vogliamo mantenere lo standard di cui parlavamo, quindi la commistione tra gothic, sinfonico, industrial e di concetto. È importante questo per noi, è il concetto, che ci sia un filo che si possa spiegare, che si possa capire, ecco questo è, e che si possa capire ogni canzone per se stessa e tutto il disco insieme. Ok, avrei un'ultima domanda per lui, perché uno dei vostri membri, ricordiamolo, è importante, ha avuto, non c'è tempo per l'altra domanda, no, ha avuto una relazione con Angelina Jolie, sì, che no, poi ha... No foto, please, no che, foto, no foto. Che non potevamo dirlo perché lui si vergogna, perché non è proprio la donna che tutti vorremmo, però l'ha mollata per andare con Jessica Alba, mi dicono. Intanto io e Jessica non amiamo parlare di queste cose, e quindi per favore, se... cioè non si fanno queste domande, ti avevo chiesto per favore di non parlarne. Beh sì, possiamo andarcene. Devo andare a prendere Jessica. Ok. Tu vai a prendere la Jessica. Va bene. No, tu devi andare a prendere il tuo oculista, che sei uno bravo. Sì, vero, male. No, vabbè. Bene. Possiamo ringraziare? Sì, potete ringraziare. Vogliamo ringraziare il Post Fest per l'opportunità di suonare, per averci dato l'opportunità di suonare su questo bellissimo palco, e il pubblico che c'è stato, e basta, grazie. Grandi, ottima organizzazione. Perfetto, grazie e alla prossima.